penso che posso fare un questionario, perché no, perché abbiamo scelto, non parlo da solo. Comunque abbiamo l'arostino. Cos'è l'arostino? Allora, praticamente noi, in questo famoso questo hotel che abbiamo, giusto, centro benessere, abbiamo anche un ristorante dove andiamo a mangiare, quindi quello che chiamiamo la ristorazione aziendale, facciamo due passi e andiamo a mangiare. Allora, cosa abbiamo notato? Che ovviamente siamo circa 450 che vanno a mangiare e ci sono le cose che avanzano. Ma che avanzano? Se avanza la verdura cotta agli spinaci, non è un avanzo. Se avanza la polenta appena fatta, non è un avanzo. Se avanza un hamburger, lo spezzatino, lo stufato, eccetera, non è un avanzo. Anzi, risulta il minestrone, non è un avanzo, perché anzi, il riscaldato dopo è ancora più buono, giusto? Quindi praticamente dalle... cosa? Sì, infatti alla sera dalle 18, in una zona diciamo che del primo piano del ristorante, quindi anche di facile accesso, praticamente il ristorante prepara ovviamente in contenitori igienici alimentari delle porzioni, la verdura cotta, il minestrone, il passato di natura particolare piuttosto che la polenta, piuttosto che lo stufato, e si va lì e con, diciamo, uso la parola pochi euro, perché sono comunque cose avanzate che altrimenti andrebbero buttate o riciclate nei polpettoni, eccetera eccetera, non si porta a casa qualcosa che aiuta a fare la cena, quindi diciamo che velocizza poi una... cose, giusto, che ho elencate, non vogliono essere una cosa... Ma voglio... la domanda che dov'è che si lascia il curriculum? Esatto. Potremmo fare un altro capitolo di quanto difficile lavorare a Calcedonia, poi lo vediamo. Allora, diciamo che tante di queste cose, ovviamente la cosa principale dell'asilo nido è stato un imprenditore illuminato che ha deciso di spendere i soldi nell'asilo nido, ma tante delle altre cose sono nate... Questo che voglio dire, infatti io trasmetto sempre questo, che cioè, si possono lanciare delle idee, eccetera, che alla fine non sempre sono costose, perché anche questa dell'arostino l'ha pensata il responsabile della nostra mensa aziendale, che vedeva che aveva tutta questa roba, aveva tutte queste mamme, e ha detto, ma forse anziché o buttare, come vedeva, no? O riciclare, eccetera, che poi per carità vengono fuori sempre i cibi buoni, ma sempre meglio freschi, ha lanciato questa idea. Quindi voglio dire, talvolta non è che bisogna che l'imprenditore, bisogna che nascano idee, cioè un'azienda ovviamente che ascolta, ognuno può anche nel suo campo, esprime delle idee che poi diventano un valore per tutti. Diciamo che su questi punti che ho detto volevo fare una considerazione finale, poi passo ad altro. Ci sono domande, ecco, tutte queste cose che sono state fatte, giusto, non pensiamo che sia filantropia, demagogia, non so che altro nome possiamo usare, sono cose che vivendo l'azienda abbiamo pensato di fare fin dall'asilo nido, pensando che una donna, una mamma che lavora, è serena e sa che ha già la verdura cotta, eccetera, piuttosto che andate dall'estetista che va a casa che è più bella per suo marito, piuttosto che ha fatto l'acqua gin che gli piace un sacco, e vari eventuali come ho detto prima, detto, è più serena, lavora meglio, nel senso che crea anche un clima aziendale migliore, e quindi diciamo detto in maniera aziendale, perché siamo un'azienda, dobbiamo fare i risultati, perché non siamo un mondo comunista, siamo un mondo che sa benissimo che le aziende devono guadagnare per andare avanti, produce di più, è più motivata, nel senso, è più lucida, nel senso che alla fine è come un circolo vizioso, l'azienda dà e poi torna, nel senso che poi non si fa il conto a fine mese, ti ho dato l'asilo nido, piuttosto che ti ho fatto lo sconto dell'estetista, però diciamo che la filosofia è quella che si crea un circolo virtuoso dove si fa star bene al meglio le persone lavorano meglio. In più, diciamo che io penso che, soprattutto nel momento del bisogno, giusto, quindi per esempio mi nasce un figlio, una cosa importante per me,
ma è un momento di bisogno dove ho bisogno di aiuto, piuttosto che una malattia, diciamo cose importanti che non dimentichiamo nella vita. Se l'azienda per cui lavoriamo è attenta a questo nostro bisogno, fa scattare nelle persone, non c'è bisogno di essere esperti in psicologia, giusto? Una grande motivazione, un grande senso di appartenenza all'azienda, quindi non fanno scattare dei meccanismi di fedeltà, cioè di attenzione poi nel momento in cui c'è uno spreco, la voglia di fronte a cui c'è un problema di metterci qualcosa in più. Quindi, ripeto, fa scattare dei meccanismi, e poi si fanno tanti corsi per dire che bisogna motivare le persone, Poi partiamo dalle cose concrete, cioè cosa bisogna fare realmente perché le nostre persone che lavorano con noi siano motivate, siano contenti di stare in Calzedonia, siano più possibili, serene, per la carità, la serenità nasce da tante altre cose, non certo non solo da quello di cui ho scritto oggi. Però diciamo che sono cose che poi tornano, danno valore all'azienda e danno valore al nostro sistema Italia, perché poi diciamo, ricordiamoci la campagna elettorale, non stiamo parlando del benessere di Calzedonia, stiamo parlando del benessere dell'azienda che fa parte di un sistema economico che è l'Italia. Allora, sono andate le persone stanche, no? Dobbiamo andare. Quanti minuti ho? 5? 10? Quanti minuti ho? 0. Va bene, ho finito. Allora, diciamo che Susanna mi aveva chiesto di portare anche la mia esperienza personale, perché sono una donna sposata con due figli che lavora da 30 anni e non ho tempo di raccontarvi tutto perché il tempo è finito, però diciamo mi vengono in mente alcune cose giusto che mi ero un po' notata, perché anche io ho ripensato giusto. Allora diciamo come sono arrivata qui? Secondo me con due cose, la passione per il lavoro e l'amore per la famiglia e un continuo esercizio di equilibrio tra queste due cose, che non è facile, ma è possibile. E poi sono arrivata qui pensando che il mondo lavorativo è maschilista, tutto che ce n'è, diciamo che non è così, ma che non bisogna farne un problema, non bisogna farne un dramma e quindi esaurire energie inutili, ma bisogna credere nelle nostre doti femminili, che ne abbiamo tante, portarle in azienda anche se subito ormai non sono applaudite, non sono acclamate, e poi vedere invece nel tempo che sono doti che portano risultati, perché alcune doti il creatore le ha date all'uomo, alcune le ha date alla donna, e se le ha fatto così vuol dire che nell'insieme portano valore, quindi l'intuito, capacità di ascolto, tolleranza, pazienza, sacrificio, capacità organizzative, capacità di dimostrazione sono tipiche femminili, quindi se non le portiamo nelle aziende o nella società rimangono in casa. Va bene, vi saluto, vi ringrazio. Per avere un figlio a carico di 1.550 euro lordi sono i famosi 5 milioni che esistevano anche ai tempi in cui molti anni fa io frequentavo l'università. È stato un reddito che non è mai stato elevato nel tempo, che significa che se ho un figlio che frequenta l'università e che vuole fare un lavoretto non in nero, 2.500 euro lordi significa che non lo posso più detrarre dal mio 730, che non posso più scaricare nessuna spesa medica e che lui naturalmente, essendo sotto il reddito dei 7.000, mi pare che sia per fare un 730, non può chiedere neanche lui nessuna detrazione. Primo punto. Quindi, pure che si parla tanto di esperienze lavorative durante gli anni dell'università, l'alternanza scuola-lavoro, ma 2.500 euro lordi, capite bene che non è niente. Secondo punto,
forse non si sa perché non se ne parla mai, ma oltre ai figli dei separati o divorziati ci sono anche i bambini orfani. Bene, forse voi non sapete che 250 euro di pensione di reversibilità significa superare i 2.500 euro lordi, per cui un bambino orfano che magari vive con una madre con un reddito basso non è più a carico della madre, mentre i figli dei separati risultano ancora a carico dei genitori. Ciò significa che un bambino orfano è discriminato rispetto a figli di genitori separati. E per una mamma sola che lavora non avere più le detrazioni per il figlio, capite bene che significa appunto non poter neanche più detrarre le spese del dentista o le spese per comprare gli occhiali. E se appunto avendo un reddito così basso, neanche il bambino può avere il suo rimborso. Queste sono cose di cui io non sento mai, mai, mai assolutamente parlare. Visto che voi avete fatto un incontro proprio sulla famiglia, ci terrei che queste cose venissero trattate perché toccano le realtà di molte persone. Molto brevemente, l'invito che avevo fatto ai prossimi senatori e deputati presenti in aula di partecipare a questi incontri con il forum delle associazioni familiari a Roma, una volta al mese, ecco, durante questi incontri questi problemi sono emersi alla grande, cioè molto pressanti e presenti, tipo appunto l'elevazione del reddito minimo per essere considerato a carico. Questo è un problema fondamentale che riguarda sia il problema appunto di chi si prende 2.500 euro e poi va fuori dalle detrazioni fiscali, riguarda a maggior ragione ancora di più le situazioni delle famiglie dove ci sono situazioni di vedovanza, di orfani, si diceva prima, dove lì c'è una penalizzazione ancora maggiore. Ecco, questi argomenti sono pressanti e presenti in quel tavolo, vengono portati ai parlamentari e poi purtroppo non si va più avanti, ci si ferma lì. E la società civile che si fa viva, che parla, è lì presente, c'è questo tavolo di ascolto, speriamo che questo tavolo diventi un tavolo importante anche per questi candidati che saranno sicuramente tutti eletti nella prossima tornata. Grazie.